Un investimento complessivo di 40 milioni di euro finanziato con fondi statali per 65 interventi di ripristino della viabilità provinciale e comunale nei centri del cratere sismico 2016-2017. Il piano è stato illustrato questa mattina a Pescara dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato come tutti i lavori saranno gestiti direttamente dall'ANAS, nonostante riguardino strade di non diretta competenza dell'ente. Una scelta legata soprattutto alle difficoltà che le province potrebbero incontrare nella gestione degli iter burocratici delle opere. Abbiamo portato a casa qualcosa come 80 milioni di euro aggiuntivi. Questo è il terzo piano stralcio che noi facciamo per quanto riguarda la viabilità, e abbiamo portato a casa interventi rilevantissimi a Civitella del Tronto, che è stata rasa al suolo anche in ragione di una frana sismo indotta. Abbiamo portato a casa interventi in molti comuni del Teramano, Tossicia, Castelcastagna, Torricella Sicura, Cortino. Abbiamo portato a casa interventi a Isola del Gran Sasso e Colledara, a Teramo Città, l'importante ponte, e mi dispiace che lì non ci sia un sindaco adesso. Abbiamo portato a casa interventi in provincia dell'Aquila, nell'Alta Valle della Terno, sulla SP16. Abbiamo portato a casa interventi a Rocca Morice per il rischio caduta massi, a Castiglione a Casauria per il ponte storico che ha quasi 100 anni di storia. Abbiamo portato a casa interventi importanti per quanto riguarda Vicoli, dove la viabilità è stata interrotta dopo le sollecitazioni sismiche e anche le avversità del maltempo.